che bel micino che c'è qui, ma che tenero! Ehi, guarda che io sono un gatto magico, sai, guarda che parlo, non sono come quelli muti. Buongiorno bambini e genitori, ben arrivati. Oggi impareremo a costruire dei simpatici burattini a dita. E vedete, qui ci sono personaggi di tutti i tipi, il gatto, l'alieno, una simpatica e dolce bambina, almeno all'apparenza. E i nostri ingredienti fondamentali sono un tubo di carta igienica, della carta stagnola, magari del cotone e della lana, ovviamente delle forbici usate con prudenza, dello scotch di carta e, perché no, anche dei colori. Allora, iniziamo a costruire il nostro simpatico gattino. Prendiamo il nostro tubo, il nostro colore e iniziamo a dipingerlo. Ovviamente io ho preso il grigio, ma voi potete usare qualsiasi colore, eh? L'indispensabile è che la vostra fantasia lavori. Ecco, io ve l'ho già ovviamente preparato tutto colorato. Il passaggio successivo è quello di, vediamo un po', ah sì, di costruirgli i baffi. Ecco, prendiamo della lana, la nostra forbice, arrotoliamo un pochino i baffi, ma non troppi, perché non vogliamo fare un gatto troppo baffuto. Ci prendiamo un pezzettino di scotch, lo scotch di carta, perché possiamo usarlo, possiamo dopo colorarci sopra in modo che nasconda un pochino. Ed ecco qui che lo attacchiamo al nostro gatto. E se siamo anche bravi, possiamo tagliargli i baffetti e accorciarli lì se sono troppo lunghi. L'altra cosa è, ovviamente, un gatto senza occhi non è un gatto. Allora, possiamo disegnare con gli occhi belli grandi, perché i gatti ci vedono anche al buio, Poi, il naso. E la bocca. Prendiamo un pezzo di carta stagnola, solo un piccolo pezzo, perché non ce ne sono. L'arrotoliamo e, se vogliamo, possiamo fare una coda arricciata. Se magari è spaventato, possiamo farla dritta. Il nostro pezzo di scotch per tenerla ferma. La coda dove va? Anzi, dietro. C'è Mimì, arci super grande, il campionato mondiale. E poi, perché no, mettiamoci dei batuffoli di cotone per costruire le orecchie. Li mettiamo dentro, così il nostro scotch questa volta. E poi, come vi avevo detto, se si vede troppo lo scotch, possiamo colorarci sopra. O magari lasciarlo così. Sta a voi e alla vostra fantasia. Ecco qui il gatto pronto. Miau. Bene bambini, spero che
questo laboratorio vi sia piaciuto e vi ricordo il nostro motto che se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo. Ciao, alla prossima!